non pensavo neanche che arriverò qui. C'è un altro sentiero, guarda. Vieni giù. Chi c'è la nebbia? Più alto non ci senso neanche. Più alto è arrivato, eh? Quello lì sono, se l'hai detto, quello lì, ero arrivato lì io l'altra volta, sulla cima lassù. Eh? E di là, sono venuto giù, la forziera è dietro lì, costone. Uh-huh. E viene via, quello lì è il sentiero semplice. Però qua su che dopo c'è anche la neve, nel senso che sono passati lassù perché si vede che hanno camminato, vedi lassù, sulla neve. Però non so. No, io ho tanta voglia, non ce l'ho a camminare sulla neve. Pericolo. Vanessa, ce l'hai per me un po' di acqua? Adesso sei accontentata? Devi andare lassù alto, e dietro quelle custono qua, diciamo, dai. Il sentiero dopo è quello la via. Io l'altra volta ero arrivato fino lassù in alto. Però lì è dove c'è il tratto, dopo qui c'è parecchia neve ed è cammini tutto sulla neve qua. Oh, passiamo così, però non vedo senso. Non vedo senso. Io qui, secondo me, sarei basso. Anch'io. Nel senso che... Ma sì, lei la camminata... Io ho fatto camminata sulla neve. Eh sì, devi qui, sei obbligata, perché qui è la neve. Io magari con i piedi bagnati... Sì, sì, beh, avevo anche l'acqua dentro quest'inverno. Io l'altra volta venendo su perché la faccia dietro. E dove si arriverebbe? Dietro lì, arrivi lì su quel prato lì. Ah. Lì a sinistra ti fili giù dietro lì e la forcella dove ho fatto la foto di Stambecchi l'altra volta. Ah, ero venuto giù per il sentiero lì, il mio fratello era venuto su, è andato fino a su. E dopo lì era il tratto pericoloso di dove è segnato quel pontino. La roccia un po' così, dopo però qui c'è anche la neve. E questo qui lo eviterei di andare a camminare. На самом верху, сзади гора Дуран, Клык, это что-то невероятное. Забрались в самый верх, уже выше 2000 метров, над облаками. Всем привет, завидуйте молча. Это что-то нереальное. Вау, и фарфали. Guardate come giocano. Guardate dove sono arrivati questi farfalle. Sì, sono andati sopra lì. Però lì dopo, vedi che hanno camminato sulla neve. Sempre che ci sia passato qualcuno, che sia passato gli animali, sembrerebbe di fronte alle persone che là. Secondo me, perché questa qui sembrerebbe dov'è? Di andare lassù, però io quello che vedevo dall'altra volta, dovresti costeggiare quelle rocce lì, passare via di là, andare a prendere il sentiero lassù. Forse passi sopra quella montagna lì. Perché il sentiero quello la via che era arrivata fino lassù dove vedi che c'è quel po' di neve lì, no? Ecco, io da lì chiamavo qui a sinistra il sentiero.
E lì questo gara su quella roccia lì, quel tratto diciamo che sulla cartina è segnalata in 6 centimetri. Okay. Cosa vuoi avventurarti? No, volevo in caso vedere quello lì dove se ci sono quelle tracce, se è una cosa possibile da attraversare là. Vuol dire bagnate? Anche il pericolo perché la neve ormai non è più che tenga e sì, sì. È molle, no? Sì, passi per di qua, così, vai per dove c'è erba, c'è posto, però non rischiare no. È inutile. La cosa che vinci, già siamo qui su, e abbiamo visto tutto. Io mi siedo un po'. Un po' deluso, non è perché voleva raggiungere la forcella. Hai capito. Però la raggiungeremo no, un'altra volta. No, bisogna usare la testa, va. Se avessi avuto magari un lampioncino, un qualcosa, li avrei messi su. Mi dai un po' di acqua? Così no, aspetta. Se non hai il materiale, no. No, passi di qua, si vai dove c'è il fiore, sì, questa erba. Non so, poi dall'altra parte che a che inclinazione ti puoi trovare. Fa più paura quella lì, vedi. Ah. Guarda come riempie, bams, un minuto. Anche qua, guarda, adesso per tornare sarà nebbia, vedi? Sì, ma può essere che dopo si giri. E comunque guarda che il cielo è lì, lascia lì un po', però guarda, le gambe si sarebbero fermate molto prima. Ah, ma infatti tu